Pino Daniele, tutta un'altra storia qui a Sottoporta Show per Radio No Frontiere. E, cari amici, non siamo da soli perché, come vi abbiamo annunciato prima, siamo in collegamento con il non più materiale. E, ma in realtà, che vuoi dire? No, è ancora vivo Ciro. Ciro Gai per Napoli Calcio News. Ciao Ciro, che pessima presentazione, perdonaci caro. Ciao Ciro, perché non sei venuto? Resta con noi, non ci lasciare. Ciro, ci senti? Forteggiato. Fantastico, alla grande. Caro Ciro, allora siamo qui con te per parlare, ecco, di Napoli Sassuolo e non solo, perché comunque sia, come abbiamo annunciato anche con tramite i nostri canali social, c'è anche un argomento che a tutti, veramente a tutti piace, ed è quello del fantacalcio, e dopo lo trattiamo, ecco, effettivamente con te. Prima eravamo anche in collegamento con Pietro Magri di dubito.it e abbiamo avuto modo di dibattere veramente su tante cose, però come ben saprai, ecco, ha parlato anche Maurizio Sarri, oltre a Di Francesco in conferenza stampa, poi dice che effettivamente cosa hanno detto, ecco, i due tecnici. Sì, allora oggi chiaramente ci sono state le consuete conferenze stampa sia da parte di Maurizio Sarri che di Eusebio Di Francesco, sono stati anche chiamati convocati, quindi insomma siamo pronti per questa sfida tra Napoli e Sassuolo, anticipo importante perché comunque potrebbe consentire al Napoli di portarsi momentaneamente a più 5 ad esempio sulla Juventus, in attesa di capire cosa farà l'Inter che giocherà alle 15 a Bergamo con l'Atalanta, quindi conosceremo prima il risultato della squadra di Mancini. Detto questo, oggi in conferenza stampa Sarri in pratica ha dato un titolo, cioè la sfida col Sassuolo ci dirà chi siamo. Ovviamente il tecnico tende sempre a mantenere la tensione alta perché non è stato fatto ancora nulla, giustamente sono passate 19 giornate, una comincia il girone di ritorno, più spavaldo Di Francesco che ha detto insomma che il Sassuolo andrà a Napoli per vincere, quindi l'obiettivo della squadra veloverde è proprio questo, è quello di ottenere i tre punti, perché il Sassuolo è una massa grande, quindi il Napoli è vero, sì, l'ha ricordato. Beh, sì, anche perché il Napoli ne ha perse due solo di partite in questa stagione e una di queste proprio con Sassuolo, esattamente all'andata, durante la prima giornata, quindi a Reggio Emilia. Dunque sarà sicuramente una partita dedicata e difficile, perché il Sassuolo è una squadra ben oliata, con un meccanismo che funziona alla perfezione, nonostante mancheranno giocatori importanti come Cannavaro e Berardi, però ci sono altri calciatori ulteriormente importanti per Di Francesco che potranno chiaramente fare la differenza, quindi il Napoli dovrà sicuramente giocare una partita di grande attenzione e dovrà trovare le giuste motivazioni, ma non mancheranno sicuramente, considerando uno stadio che si presenterà in maniera eccezionale domani sera, in maniera corposa, la ricordavamo prima, infatti, esattamente, quindi da un certo punto di vista le motivazioni non mancheranno. Ovviamente c'è molta curiosità sulla formazione, perché tu prima parlavi del fantacalcio e appunto per tutti i fantacalcio, ecco, non sarà facile, ci hanno soprattutto dei calciatori del Napoli, non sarà facile perché non è più scontato Maurizio Sarri come i primi mesi appunto di gestione, abbiamo già visto a Frosinone con l'inserimento di Strinic e Mertens che qualcosa può cambiare e qualcosa potrebbe cambiare anche domani sera, ad esempio potrebbe giocare Mario a destra con lo spostamento di Giusai a sinistra, quindi si torna all'antico, ecco, tu dici? Sì, si va verso la seconda esclusione consecutiva di Boulam, che poi dovrebbe rientrare in Coppa Italia contro l'Inter, però sono tutte chiaramente piccole ipotesi, chiaramente Sarri potrebbe anche cambiare nuovamente le sue idee e schierare ad esempio lo stesso Giusai a destra con Boulam a sinistra, però potrebbe esserci questa opzione Mario a destra, considerando che poi Strinic ha giocato a Frosinone, e quindi per dare anche l'opportunità all'ex capitano del Napoli. Detto questo, il Napoli poi giocherà quasi certamente col centrocampo titolare, quindi Allan, Jorginho e Damsic, e in attacco potrebbe esserci un'altra sorpresa, quindi rientrerà sicuramente Insigne, occhio però a Manolo Gabbiadini che potrebbe assolutamente... Scalpita Manolo Gabbiadini dopo l'Eurogol di Frosinone. Esattamente, dopo il bellissimo gol di Frosinone potrebbe avere questa chance, però Maurizio Sarri non ha dato moltissime indicazioni né in conferenza stampa né durante l'allenamento odierno, infatti. E quindi insomma si va verso una formazione a scatola chiusa che però per 8, 9, 11 dovrebbe poi essere quella che tutti ne conosciamo fondamentalmente.
Beh sì, decisamente sì, quindi ecco, per la tua rubrica speciale Fantacalcio, ecco, oltre diciamo a questo excursus diciamo sulla formazione partenopea, ecco, chi consigli tu, caro Ciro Gaipa, da schierare e chi non, chiaramente? Sì, beh, allora, ci sono, saranno delle partite sicuramente molto interessanti, già a partire da domani con l'Inter impegnata a Bergamo alle ore 15 e con Torino Frosinone alle 18, e io punterei fin da subito su Ciro Immobile, perché ecco, Ciro Immobile dovrebbe giocare domani sera, anzi sicuramente giocherà, sì, perché è arrivato oggi il transfer da Siviglia, il calciatore quindi potrà essere impiegato dal primo minuto da Giampiero Ventura, e contro il Frosinone in casa io credo che ci sono tutte le possibilità che Immobile possa debuttare magari col botto, quindi chiunque possa e chiunque si sia già parlato Ciro Immobile al Fantacalcio, io consiglio di schierarlo, perché secondo me potrebbe già fare la differenza nella gara appunto contro il Frosinone, che però è un avversario ostico, insomma abbiamo visto con Napoli non c'è stata partita, però il Frosinone in questo campionato ha dimostrato di sapersela giocare quasi con tutti, quindi certo, per il Torino non farà certo un impegno semplice. Detto questo, poi ci sono le gare della domenica, che sono ovviamente gare molto importanti, c'è alle 12.30 un match da brividi tra Genova e Palermo, scontro salvezza, Melotto Viviani sulla panchina del Palermo, questo strano duo italo-argentino scelto dal presidente Zamparini con Fabio Viviani, tra l'altro ex secondo allenatore di Edirei ai tempi del Napoli, e appunto questo Melotto, questo allenatore che viene dall'Argentina, che è disconosciuto, che però insomma ne parlano tutti molto bene, chissà se riuscirà a sopperire alle insorgenze di Zamparini, che comunque tende a cambiare allenatori veramente insomma ogni 3-4 settimane, l'abbiamo visto su quest'anno, veramente un pasticcio clamoroso a Palermo. Beh, decisamente. Quindi potrebbe esserci, ecco, questa opportunità per questo argentino Schelotto, che insomma, io però non gli do tantissimo credito, ti dico la verità, Raffaele. Beh, tutti gli allenatori a Palermo non hanno credito in realtà, questo è il problema. In effetti sì, però comunque insomma, il Palermo dovrebbe ispirare le sue certezze, nonostante questo nuovo allenatore, e cioè Vasquez e Gilardino. Da loro non si prescinde, la salvezza del Palermo chiaramente è affidata ai loro piedi, alle loro giocate. Nel Genova invece dovrebbe esserci questo tridente, insomma, tutto estero, fantasia e anche insomma concretezza, formato da Pavoletti, Suso e Perotti. Chiaramente per quanto riguarda Perotti potrebbe essere l'ultima partita, perché sappiamo bene che è conteso è stato trattato dalla Roma, sì, chiaramente con Spalletti stand by assolutamente. Sì, potrebbe inserire questo giocatore di qualità nel presidente di Spalletti nel 4-2-3-1, e quindi insomma presidente del Genoa, che secondo me molto molto interessante, almeno per questa domenica. Decisamente sulla carta è un tridente interessante, con Super Pavoletti scatenato, che è pronto a dare altre fanta gioie ai propri appunto fanta allenatori. E poi io mi sento di fare un azzardo, considerando la stagione non proprio positiva che sta disputando, cioè quella di schierare Dzeko in Roma Verona, perché comunque potrebbe essere il suo momento. Ci sarà Spalletti con il 4-2-3-1, il suo modulo storico che ha esaltato spesso anche le punte, quindi Dzeko dovrebbe giocare l'esperienza dopo due giornate di squalifica, contro il Verona ultimo in classifica, è un giocatore da tirare ovviamente, quindi io credo che possa chissà anche essere il giorno della rinascita del bosniaco, con Spalletti, l'entusiasmo, il tifo e attenzione alla Roma, perché comunque ovviamente è sempre lì presente, a meno 7 dal primo posto, a meno 5 dalla zona Champions, non sono chiaramente punti irrecuperabili, anzi tutt'altro, il campionato sta aspettando per il momento, e quindi chiaramente le squadre che sono anche più dietro possono cercare una rimonta, quindi la Roma ha tutto il giro di ritorno come le altre squadre per tentare una rimonta, che considerando la rosa della Roma non è possibile, assolutamente, anzi di giocatori assolutamente importanti. Il Verona quasi spacciato, quasi ormai lo possiamo dire, decisamente, il processo in Serie B, non avrà neanche Luca Toni, infatti questa trasferta ha affermato l'attaccante campione del mondo giocherà Pazzini, quindi io credo che comunque le possibilità sono veramente molto 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 scarse per la squadra di Gigi Tenneri. E ovvio poi anche un'altra partita importante della domenica, quella tra Udinese e Juventus, perché certo, i bianconeri chiaramente sono a caccia dell'ennesimo successo, una striscia fairista per Massimiliano Allegri in campionato in Serie A, e ovviamente insomma la Juventus conoscerà già il risultato delle partite di Inter e Napoli, e quindi dovrà probabilmente rispondere colpo su colpo. La trasferta di Udine non sembra particolarmente insidiosa, considerando che la Juventus sta
sta benissimo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale, e l'Udinese sappiamo sta facendo un campionato insomma non proprio degno delle aspettative, sottotono come appunto il Torino, dicevamo prima, ecco. Esattamente, sono un po' le deluse diciamo della parte bassa della classifica, Udinese e Torino, e poi diciamo l'unica cosa positiva è che è stato recuperato Duman Zapata, che è un calciatore da schierare comunque assolutamente, quindi chi ha Zapata lo deve schierare perché ha una media impressionante, 8 presenze e 4 gol, quindi è un calciatore che può fare davvero da solo la differenza. L'Udinese affiderà le chiavi dell'attacco proprio al Colombo, il prezzo dal Napoli e a Perù. Un'altra partita che secondo me è importante è il posticipo, quello tra Milan e Fiorentina, una partita chiave perché potrebbe ovviamente ulteriormente saldare la panchina di Mihajlovic, che comunque con la vittoria sul Carpi sta rifiatando un pochino, e potrebbe oppure potrebbe appostare definitivamente l'ex tecnico della Sampdoria, perché comunque la Fiorentina è un avversario ostico. Ricordiamo che all'andata terminò 2-0 per la Fiorentina, alla Franchi, quindi ci sarà anche una sete di vendetta da parte del Milan, che vorrà dare continuità chiaramente di risultati. Milan che tra l'altro ha venduto Luis Adriano per 15 milioni di euro, ed è un affarone, un affarone veramente, insomma, che solo dalla Cina potevano sì. I cinesi ne sanno una più del diavolo. Praticamente la coppia d'attacco del Milan è riformata da Bakke e Niang, ma da qui non ci piove ormai, da qui non si scappa, anche perché comunque Balotelli e gli altri attaccanti insomma non sono vendibili, no, ma non sono neanche fra l'altro in forma, ecco, dicono che li hanno recuperati Balotelli, Menese, però insomma non sono ancora al 100%, ecco, credo che esattamente sono ancora al 100%. Dall'altra parte c'è la Fiorentina, che però ha perso per 2 mesi Basel, che è un giocatore, è una perdita importante, e infatti le probabili formazioni che potete leggere tra l'altro su napolicalcionews.it, andate su napolicalcionews, mi raccomando. Esattamente, sono in primo piano le formazioni, non potete assolutamente sbagliarvi, le trovate appena entrate nella home del sito, e praticamente insomma la Fiorentina dovrebbe giocare con Dor Cavalero arretrato a centrocampo al fianco di Vecino, e l'inserimento di Bernardeschi nel tridente. Il ritorno di Bernardeschi dopo la squalifica, se non erro. Rientra dalla squalifica, esattamente, ovviamente Bernardeschi ricopriva il ruolo di esterno di centrocampo a destra, quel ruolo verrà affidato a Blasikowski molto probabilmente, quindi una Fiorentina comunque offensiva, perché comunque Porcavallero è un giocatore offensivo che verrà arretrato a centrocampo, e quindi una Fiorentina all'assalto, pronta anche lei a replicare dopo il passo falso contro la Lazio, dovrà necessariamente riprendere il cammino la squadra di Tosa, e contro il Milan sarà sicuramente una partita bellissima, perché in entrambi i casi comunque potrebbe uscirci una squadra con le ossa decisamente rotte, ovviamente più il Milan che rischia che la Fiorentina. Sì, decisamente sì. Caro Ciro, prima di salutarti e ringraziarti, ti faccio fare una domanda in extremis dal buon Federico, e poi insomma chiaramente passeremo anche alla rubrica del nostro Federico, che ha delle chicche belle pronte, belle calde inerenti Napoli-Sassuolo. Prego Federico. Allora, volevo sapere da Ciro, in tema di fantacalcio, se ci sono delle squadre che stanno facendo adesso il fantamercato, se Ciro può consigliare ai nostri cari radio amici l'acquisto di Zuniga. Ecco, la chicca è arrivata subito. Ma allora, io sinceramente ci scommetterei, perché comunque se ha superato le visite mediche vuol dire che il ragazzo fisicamente sta bene, altrimenti non avrebbe mai superato le visite mediche. Detto questo, sappiamo bene che a Napoli è successo qualcosa che va al di là dell'aspetto sportivo, qualcosa che chissà se i protagonisti ci diranno mai in futuro, qualcosa che ha portato alla rottura del rapporto tra la società e il calciatore. Ovviamente è un calciatore che noi ricordiamo tutti, ha fatto le fortune del Napoli, è stato uno dei punti di forza del Napoli di Mazzarri, e comunque la prima parte della primissima stagione di Benitez comunque era un calciatore titolare, quindi io credo che a Bologna, che storicamente è una città che rigenera grandi giocatori, potrebbe fare la differenza. Sono 6 mesi per lui importanti per dimostrare il suo valore in Italia, capiremo se i problemi al ginocchio sono reali o sono stati superati, e io ci punterei sinceramente, certo non tardissimo, però comunque potrebbe essere una scommessa interessante. Zuniga in difesa comunque è un calciatore che può fare la differenza in un fantacalcio, perché chiaramente fa assist, perché
che comunque un calciatore maturo ormai, beh, conosce bene la Serie A e ha disputato già delle partite molto importanti anche in campo europeo. Quindi sinceramente, se gli ascoltatori vogliono fare una scommessa, tu consigli qual Camilo Suniga, quindi? Sì, è una scommessa da fare, però se mi permetti, insomma, io ho un'altra scommessa che sinceramente tenterei, perché poi il mercato di gennaio è stato anche di scommesse fondamentalmente, si hanno poche certezze e quindi bisogna puntare su alcune scommesse. E ripeto, una scommessa che io, insomma, mi piacerebbe fare, ecco, se fossi un fanto allenatore, è quella di Ricky Alvarez, che è un calciatore. Ricky Alvarez, che è andato alla Sampdoria. Che non so se giocherà domenica contro il Cagliari, perché c'era un problema di transfer che ancora non era arrivato dall'Inghilterra, però comunque se dovesse già giocare domenica, la Samp giocherà col Cagliari ed è una partita che potrebbe essere per Ricky Alvarez molto interessante, quindi anche in prospettiva, magari non solo per questa gara, però per le prossime giornate è un tentativo per Ricky Alvarez, insomma, secondo me bisogna farlo, perché un calciatore che da solo può fare la differenza, nonostante insomma lui sia arrivato all'Inter in un periodo non proprio positivo, nonostante ciò ha dimostrato le sue qualità, quindi è un calciatore sul quale puntare, secondo me. Poi ripetiamo, gennaio è sempre un periodo un po' particolare, può andare bene la scommessa, come può andare male, però questi sono i nostri due nomi, Zuniga e Alvarez, in assoluto. Perfetto, quindi insomma, se Alvarez riesce insomma a risolvere questi problemi di transfer, per Ciro Gaipa di Napoli Calcio News è un calciatore assolutamente da schierare nell'eventualità, insomma, non lo avete, semplicemente compratelo. Compratelo. Vediamo che nella maggior parte dei fantacalci è schierato a centrocampo. Ah, ecco, vedi che bella. È un calciatore da esattamente come Diamanti, che ha acquistato l'Atalanta. Ecco, uno dei due, ovviamente non tutti e due perché è un rischio, però ecco, uno dei due secondo me va preso assolutamente, perché a centrocampo può fare la differenza. Ok, perfetto, quindi cari fantallenatori, seguite i consigli del buon Ciro Gaipa, Alino Diamanti oppure Ricky Maraviglia. Grazie a Ciro Gaipa di Napoli Calcio News per la tua disponibilità, per la competenza, e ci ritroviamo settimana prossima per la 11ª puntata di Sotto Porta Show qui su Radio No Frontiere. Grazie Ciro. Ciao. Grazie a voi ragazzi, un abbraccione. Grazie a Ciro Gaipa di Napoli Calcio News.